Allora, ho rifatto tutta la giornata, ma l'ho rifatta due volte per un semplice motivo. La prima, ho risfidato a livello normale il signor H per ottenere Re Artù, che poi si evolve in un'altra spilla. Questa tra l'altro è una delle spille più potenti del gioco per tanti e semplici motivi. Unica vera roba che a me dà fastidio è il fendente sullo spazio vuoto, ma volendo è praticabile come spilla, visto che alla fine è più potente addirittura della torre del fulmine, e abbiamo già questo che fa fendente nello spazio vuoto verso l'alto. Volendo possiamo provare con un solo nemico, tanto si evolve combattendo, quindi. Ma cosa più importante, siamo al fiume di Shibuya. Ehi, questo è il fiume di Shibuya. Sì, si estende per 2,6 km tra il ponte Miyamasu e il ponte Tengeiji. Non so come si pronunci, ma oramai a questo punto è fiume solo di nome. Non è una vera fonte ed è bassissimo. Oramai è stato convertito in un canale di scolo. Una fogna. Cosa? Una fogna? No, mi sa che era lei. Una fogna! E tu, è che ci entriamo dentro? Potrebbe esserci qualcosa dentro. Sì, scusa, ma io passo. Questi stivali non sono adatti a camminare nelle fogne. Già, questo non è nemmeno il mio stile, io... È comprensibile. E va bene, io vado a vedere. Ehi, Blue, vengo anche io. Tu! Tu sembri l'ultima persona che vorrebbe entrarci. Non potrei più guardarmi in faccia se ti lasciassi entrare da solo. Facciamoci compagnia per un po'. Wow, 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 wow! Voi due siete tipo... Voglio dire, tipo... Blu e Rosa, certo che si abbinano, ma... Non sapevo che si abbinassero in quel modo. Oh no! Ora, guarda cosa hai fatto! Zitto e cammina, caro! Vengo anche io. Se succede qualcosa, voglio vedere. Voglio dire, voglio intervenire. Che palle, allora vengo anche io. Ah. Però per fortuna non c'è bimbo scemo, quindi già è una vittoria. Tra l'altro... Fermi tutti. Nelle imprese, allora, a parte il grado sensitivo, e va bene, il report rumori siamo al 98%. A parte la maestria con le spille, che vabbè. Anche il collezionario oggetti non siamo male, eh. Guarda che c'è il signor Anekoma. Ma dai, è apparso anche lui. Ma mi sembra che qui manchi qualcosa. Forse avendo tutti quanti i report, non lo so. Ah, forse manca Rai. Oh no, ho già capito perché manca Rhyme. L'ho già capito. Però non me ne importa, sincero. Senza cattiveria nei suoi confronti, ma io Team Pin non lo rifaccio. Comunque, 98%. Questo perché ci manca un solo nemico. Il numero 7, che è una ranocchia. Non è vero, ce ne mancano due, scherzavo. Il numero 32, che credo sia una medusa. Una medusa nera forse? Non lo so. La medusa non so se la troviamo qua. La ranocchia in teoria la troviamo esattamente qui. Forse qua sullo Stige la troviamo la ranocchia. Aspetta, cos'è questo posto? È un fiume. Tipo un canale che divide questo mondo dal prossimo. Lo Stige di Shibuya. E dai, non renderlo ancora più inquietante. È un comune malinteso pensare che il Caronte traghettasse i morti attraverso lo Stige. In realtà quello era il fiume Acheronte. Lo Stige girava attorno all'Ade, il regno dei morti, per 9 volte, formando il confine tra la terra e l'aldilà. Affascinante, emozionante. Ma cioè, questo non è mica lo Stige per davvero, no? Questa ti sembra forse la Grecia? Ignoralo. Che domande del cazzo. Allora, dov'è la rana? Ho bisogno della rana. Che tra l'altro è l'unico nemico che stiamo trovando, parentesi. Neanche lo Stige, proviamo il sentiero del passato. Niente, solo rane blu. E rieccoci alla casa degli dei perduti. Ma che diavolo di posto è questo? No, scherzo, qua sotto c'è tipo il bar alla fogna e la cloaca lounge. Sul serio. L'ultimo commento a caso. Niente, qua comunque non c'è e non riesco a trovare quella maledettissima ranocchia, ma guarda un po' chi abbiamo trovato. Ogni riferimento con persone entità realmente esistente è puramente casuale. Ehi, frate, giochiamo a Team Pin! Certo, va bene.
Aspetta, tu sei uno dei creatori del Team Pin, il mago? Quasi! In realtà sono il suo braccio destro, il vice mago dello Slam. Wow! Aspetta però, oh! Ho le spille sbagliate! Quindi hai consigli segreti per vincere il Team Pin? Un paio, sì. Wow, me li insegni! Wow, salirò di brutto di livello! Questo solo se vinci. Ok, ci sto. Ma sappi che sono perfido. Posso controllare 3 spille contemporaneamente. Pura follia. Pronti via! Oh merda, ho le spille sbagliate. C'è da dire che comunque... Aia, ehi, ciao. C'è da dire che comunque... Le sue spille si attaccano da sole, nel senso... Non è che si protegge da solo, si fa da solo la guerra lui. Aspetta, no, il mio maiale. Vai via da lì. Preso, no, bastardo. Allora, forse ho ancora speranza di vincere nonostante le spille sbagliate. Non è vero, perché maledizione a te. Via da lì. Yes, ho vinto col set di spille sbagliate. Non ho idea del come, ma va bene così. Sì, ha vinto. Oh, occasione persa. Un'altra volta. Aspetta, è la mia dritta. Oh, scusa, hai ragione. Tutto sta nella concentrazione. Devi concentrare ogni singola fibra del tuo corpo sulla posizione del tuo avversario. Ok. Poi immaginati di vincere. Giusto. In questo modo vincerai sempre. Potresti essere un po' più specifico. È anche importante avere una posa da vincitore per iniziare a giocare. Dai, questi consigli fanno schifo. Ehi, non sputare nel piatto in cui mangi, ragazzo. Giusto, scusa. Cercherò di concentrarmi e immaginare di più. Quel povero ragazzo non capisce che lo sta prendendo in giro. Oh no. Scatto di Team Pin però abbiamo trovato. E chiusa la parentesi inutile di Team Pin, entriamo nella parte importante del gioco. Wow, questo graffito è un pezzo di cat. Sembra la stessa tag che c'è Udagawa. Allora aspetta, quell'ultima stanza era casa sua. Tutto bene, Blu, dai. Ok. Vediamo, ranocchie? In realtà non ho sentito neanche un nemico. Guardalo, il teschio. Il nome è scritto Cat. Beh, non c'è più nulla da vedere qui. Stanza del giudizio. Ma guarda un po', chi abbiamo qui in fondo? Oh, ma è Joshua. Sì? Questo posto è enorme. Non avevo idea che Shibuya avesse una cantina. Questa è la stanza del giudizio finale. Su quel trono siede colui che comanda Shibuya. Tan tan tan. Il tessuto stesso di Shibuya è intessuto tra queste mura. Cosa? Di un po', Neku. Cosa faresti se ti chiedessi di giocare a un gioco con me? Nel quale il vincitore prende Shibuya. Penserei che sei pazzo. Ehi, qui dentro c'è qualcuno. Cosa? Ciao, Neku. Che diavolo? Presumo che dovrei dire lieto di conoscerti in questo mondo. Rasa, un gemello. Ok, io non è divertente. Chi ci ha portato nella sala degli specchi? Va bene. Vengo da un mondo parallelo a questo. Tra parentesi, per scoprire l'intreccio che c'è qui bisogna leggere il report segreto. L'esistenza si è ramificata e i nostri mondi hanno preso sentieri separati. Io ho solo attraversato il confine e ora le mie braccia sono molto stanche. Un mondo parallelo? Sì, in cui sono finito nei guai. Niente di troppo pesante, uno octogrammo circa. Ecco, questo pezzo qua dice in sostanza che avviene subito dopo il combattimento con Minamimoto. Questo mondo sembra così accogliente, così pacifico. Non mi stupisce che questo lo tengano rinchiuso in cantina. Quindi il tuo mondo non è pacifico. al momento, non proprio. Ma presumo che Neku stia tenendo duro. Me. L'altro Neku, quello del mio mondo. Comunque, sto aspettando il mio passaggio verso casa. A Nekoma? Se mai si deciderà a farsi vivo.
il tuo passaggio. Senti, che ne dici di giocare a un gioco per ammazzare il tempo? Ho sempre voluto risolverla a pugni con te, Neku. Risolverla a pugni? Sì, ma il mio Neku è impegnato con il gioco. Non posso disturbarlo. Aspetta un minuto. Perché dovrei combatterti? Te l'ho detto, solo per ammazzare il tempo. Ma vediamo. Se mi batti ti darò qualcosa di divertente. Che ne dici? Beh, se insisti. Dimmi solo quando sei pronto. E preparati, io gioco sporco. Joshua ti ha sfidato a una battaglia a catena. Se giochi in modalità difficile o superiore vinci, il tuo tempo sarà registrato sotto la voce attacco tempo finale nel report di gioco nel menu imprese. Allora, capiamoci. Io l'ho già fatto. Come ho detto, tra l'altro male, perché ho giocato con metà del mio livello e a livello massimo. Non è un problema giocare a livello massimo, giocarlo a metà del livello un pochino sì. Però in 15 minuti e 32 secondi abbiamo ottenuto la stella. Riusciamo a fare di meglio? Mettiamo a livello massimo. Ci serve? In realtà no, però shh. Allora Joshua, andiamo. Pronto? Certo. Bene, combattiamo. Allora iniziamo. E il primo boss è la cornacchiona. Dai, appari. Eccolo che arriva. Dai. Ah, ce l'abbiamo fatta. Stavo dicendo, lascia per... È sopravvissuta per un attacco, ma in realtà se ti metti a giusta angolazione questo boss lo sciogli con un colpo. E ci abbiamo messo non lo so quanto, però andiamo avanti. Forse meno di un minuto? Lo spero. Eccoti, Ovis. Allora, aspettiamo che smetta di divorare gli attacchi. Smettiamo di attaccare. Non ho mai capito se effettivamente quando fa il taste test lui assorbe i danni o non li subisce e basta. Tra l'altro spero... Dove sono? Come dicevo, spero di sopravvivere utilizzando il meno possibile le cure. Spostati. Ecco fatto. Via. Aia. Vabbè. Dove sono? Sai cosa? Muori. Allora, uno. Questa. Io ho sempre odiato quello di Shiki perché hai veramente pochissimo tempo per vedere dove si trovano. Uno. Due. No, ho sbagliato. Vaffanculo. Vabbè, dai, 2.6 comunque non è male. Miau. Vinto. Stiamo giocando in massimo. Sì, è perché ho ottenuto quella blu. Vabbè, effettivamente va bene avere il maiale, ma non è che abbiamo chissà cosa. Dai. Colpisci Joshua. Via. Dov'è finito Beat? Ecco fatto. Devastato. In teoria forse otteniamo anche la sua spilla per quanto siamo stati bravi. Eccolo qua, lo scontro che più mi dà fastidio in questa parte. No, mi sono curato per sbaglio. Allora, fermi un secondo. Posso... No, perché non... Posso farlo solo su... Che palle.
Speravo di spostarla. Dai. Ah, ma c'era ancora qualcuno vivo? Scusami, non vi avevo visto proprio, quindi... Non vi avevo proprio visti, quindi è colpa mia effettivamente se siete ancora vivi. Oh! Bravissimo Joshua. Aspetta, mi devo spostare. Via. Ecco fatto. Allora, non è facile combinare questi tipi di attacchi insieme a Joshua, ma nel momento in cui riusciamo abbiamo un ottimo vantaggio. Fermati lì. Mannaia. Non lo vedo, il che è un problema, però se riusciamo, ecco, ad aumentare comunque la nostra... Eccolo lì. La nostra fusione insieme a Joshua, siamo avvantaggiati per un po'. No, ecco. Speravo già di evitare questa fase. Oh, ti sei fatto colpire. Bravo cretino. Allora, aspetta. Bravissimo Minamimoto. Preso. No, mi ha preso. Vabbè, non è nulla in confronto all'attacco che fa in versione rossa. Di già li stai assorbendo, ma ti sei appena trasformato. Ma che palle. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, ho sbagliato. 1, 2, 3. Minchia, l'ultimo, perfetto. Beh, non sarà molto, però è già qualcosa. Possiamo ucciderlo forse con questo colpo. No, è sopravvissuto. Ecco fatto. Problema risolto. Tra l'altro mi sono curato per sbaglio, però ce la stiamo cavando più che egregiamente. Ecco, Minamimoto è quello che mi rallenta molto in questa boss rush. Eccoci di nuovo qua. Scontro col pipistrellone. Vai Bit, bravo. Allora, se riusciamo anche solo a fare luce con uno solo, ci portiamo stra avanti. Non mi importa di avere entrambi i cavi liberi, ma tanto vale averne almeno uno. Vai, beccalo. Ecco fatto, a posto. No, di già, ma che palle. Vabbè, per fortuna ce n'è solo uno. No, non è vero. Di qua, Bit. Bit! Da questa parte. Ecco fatto. E luce sia fatta. Ecco fatto. Allora, beccatela. Allora, via. Via questa qua. Poi via. Merda, ok. Via questo, via questa. Perfetto. Dai che abbiamo una buona catena. Ecco fatto. Pipistrellone in formato gigante, tra l'altro. Andata. Molto velocemente, tra l'altro. Anche lui
è uno che ti rallenta molto la boss rush, secondo me. Più che altro perché continua a nascondersi nel buio, non tanto per altro. Beccati questo. Madonna mia. Allora, quando avevo lo stunlock con come si chiama? Con la medusa, facevamo male. Ma anche con questo, con le spade, mica tanto male, eh. Più che altro è un bene perché abbiamo una build buona che gira ottimamente con Beat. Con gli altri due, è un problema a parte. Allora, beccati le spade. Dov'è finito? Le spade. Madonna mia. Ti devasto l'esistenza umana adesso. Oh, oh, calmo. Ecco fatto. Ancora. Vai su. Oh, oh, fermati lì. Fermo lì. Dove credi di scappare tu? Ecco fatto, dovremmo essere a posto. Che soddisfazione. Secondo me forse arriviamo a meno di 10 minuti e sarebbe fantastico. Se riusciamo ad arrivare a meno di 10 minuti è ottimo. Ed eccoli qua, la versione incazzata di tutti e due. Non la vedo. L'ho spalzato troppo. Becca la beat però anche tu, eh. Oh, calmo. Ecco fatto. Vai. Madonna, che cattura incredibile che gli ho fatto. Vai, ecco fatto. Dai che adesso diventa doppia. Perfetto. Allora, via. Ecco fatto. Via, via. Ok. Ok, l'inizio è stato brutto però. Ok. Qualcosa abbiamo. Poco ma qualcosa avevamo. Ah, oh, merda, avevamo 3.3 e qualcosa. Questa è stata brutta. Avevamo una brutta mano. Pam 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 pam. Mamma mia, livello massimo. Che tragedia che gli abbiamo fatto. Ed eccoti qua, Konishi. Dove sei? Dai, su, su, su. Qualcuno che fa il cattivello ed entra dentro. La cosa bella è che lei proprio zero totale e sbatte. Ecco, ecco. Il loop è perfetto. Perfetto. Seconda fase. Ecco, anche Konishi è una di quelle che comunque sto timer lo allunga un sacco quando devi fare la parte lì solita del metterti e colpirle la ombra. Ma aspetta che mi sposto. Ecco, un attimino più in basso. Però aspetta. Oh, no, 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 no. Non ho fatto in tempo. Volevo colpirla. Volevo colpirla per ridurre il tempo. Vai, Beat, menala. Menala, stronza. Ah, Beat, si è durato niente. Ecco, fatto. Beat? Beat?
Che palle sta parte, maledizione. Se almeno ti lasciava tipo una sola spilla su tutte, o potevi recuperarle durante questa fase, sarebbe stato un filo più equo. Su quello non ho veramente nulla da dire. Se questa fase fosse stata un filino più giusta, ovvero più che giusta, più veloce, più rapida, sarebbe stato un combattimento più equo, perché alla fine qua è solo questione di perdita di tempo. Eccola qua, abbiamo ottenuto Rhyme. Anche perché l'ultima fase è un gioco. L'ultima fase è solo un gioco a due. Cioè si fa solo lei, Beat e Rhyme. Cioè tu non servi a nulla in questa fase. Ecco fatto, distrutta con Rhyme. Spilla rossa. Blu. Ti sei sprecata anche questa volta con Ishii. Bastarda. Già. Ok, Kitaninji. Prima non mi ricordavo se prima c'era Kitaninji o subito la versione. Eh beh, effettivamente ha senso che ci sia lui prima. Dove sei? Allora, Kitaninji, vorrei riuscire, non lo vedo, a distruggere prima della fase. Oh, via. Prima della fase in cui evoca Shiki. Dove sei? Ecco fatto. Anzi, sai, no, beh, tanto nella prossima fase, cioè, dobbiamo farla sia con Shiki sia con Beat, quindi tanto vale fare così, ecco. Via, ecco fatto. Poi via questi. Via. Via. Non lo so, via questo. Perfetto. Oh, ho sbagliato, vabbè. È già qualcosa, 3.1. Dovremmo forse riuscirci. Yes. La cosa buona, anzi, meglio se mi sto zitto. Ah, quella gialla, vabbè. Meglio di nulla in realtà, eh. Stavo per dire una cosa sulla fase finale, però ormai siamo arrivati, quindi tanto vale aspettare, no? Perfection 11. Dove è finito? Via da lì. Allora, la rottura di palle di sta fase è che ti devi veramente fare tutto sto combattimento in due fasi per nulla, tra l'altro, perché il combattimento poi non è che cambia quando usi Beat o quando usi Shiki. È solo una rottura di balle doverlo rifarle due volte. Però via da lì, ecco. Tra l'altro ho anche recuperato la spilla quella lì di cura già al 4. Ok. Siamo di nuovo a 100. Ecco fatto. Colpiscilo. Se arriviamo a 200% mi fai felice. Via da lì. Aia. Ecco fatto. Dai che arriviamo al 200%. Perfetto. Beccati questo. Uno, due. Poi cerchio, cerchio. Più, più. Ok. Cerchio, cerchio. Ok. Cerchio, cerchio. No, cerchio, cerchio. Perfetto. Più, troppo tardi.
che cavalcano il gatto, sta scena. Ok, prima fase andata. Seconda fase con Beat. La seconda fase con Beat la si fa molto più veloce perché abbiamo la build fatta apposta per essere usata con lui, quindi arriviamo subito al 300% e sono contento. Poi quando mette la coda nel mezzo riusciamo sempre a fargli il doppio del male. Bravissimo. Dai che in realtà non ho neanche bisogno di usare l'attacco finale. Ecco fatto. Spilla blu. Che tristezza. Che tristezza. Però ecco quello che volevo dire. Triste il fatto che purtroppo non c'è la parte con lui drago, ma ci sta anche in realtà. Sono anche contento che finisce così. Allora, vediamo, abbiamo ottenuto qualcosa di nuovo, unico. In realtà no, perché uno l'avevo già fatto, a parte il gatto furbo che già avevamo. Due da 10.000, beh, materia ombrosa, e un'altra volpe volante. Non abbiamo ottenuto niente di granché, ma ce l'abbiamo fatta di nuovo. Ah, ottimo lavoro, Neku. Sapevo di aver ragione a scegliere te. Non che tu sia il Neku che ho scelto. Beh, è stato divertente per qualche minuto, vero? Ecco la tua ricompensa. Fammi solo sapere quando vuoi riprovare. È probabile che rimanga bloccato qui per un po'. Ecco, la ricompensa è una merda. Hai ricevuto un set iniziale di 6 spille. Perché? 30.000, 40.000, 50.000 yen. Mica male. Ecco, è più onesto 50.000 yen. Veramente è più onesto di 50.000 yen che ottenere un'altra volta queste spille iniziali. Il fuoco, il taglio, la bibita, lo sparo, la mano e il fulmine. Che per carità sono uniche nel loro modo. Ma perché? Perché come premio per una boss rush? Non ha senso. Puoi contenere solo 200 spille? Scarta 10 spille. Oh cacchio. Davvero c'è un massimale? Come? Chi me l'ha mai detto? Vabbè, non lo so, vendo 200 tipi di spille o 200 spille e basta. Ok, a posto. Vediamo quanto avremo fatto di tempo. 12 minuti, ok, 2 minuti in più di quello che mi aspettavo, ma 3 minuti in meno del mio precedente record. Non male. Ora, c'è rimasta una sola cosa da fare per concludere totalmente la serie. Trovare gli ultimi 3 report del nuovo giorno per avere finalmente tutta l'immagine completa dei report segreti. Dei report ne parliamo anche nella prossima puntata, perché avendo scoperto molte cose leggendoli, beh, non mi aspettavo sinceramente che mi sarebbero interessati così tanto, ma è stato utile leggerli. Abbiamo finalmente un minimo di background per il prossimo gioco.